Il punto sulle scelte dell'ASP 7 di Ragusa in questi mesi di commissariamento, a tracciare le strategie dell'azienda sanitaria provinciale Iblea, le attività sinora svolte, la riorganizzazione dei nosocomi e i progetti futuri, il commissario straordinario Salvatore Cirignotta, che assicura la provincia di Ragusa manterrà inalterati i suoi posti letto, ma non saranno permessi reparti doppioni. Il riferimento è agli ospedali di Comiso e Scicli. Decongestionare in qualche modo gli ospedali di livello più elevato, Ragusa, Vittoria e Modica, individuando una massa di prestazioni che devono essere necessariamente fatte in questo ospedale. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è, per un verso, di decongestionare gli ospedali più grandi, permettendo di dedicarsi ad interventi anche più seri e quindi impedendo la mobilità passiva, oltretutto. Dall'altra parte, Comiso e Scicli, avendo queste caratteristiche, quindi ben sapendo che cosa fa, può organizzarsi in un modo anche più economico. Intendo dire che se noi facciamo tutto il desargere, il deservice e l'intervento programmato da acuzie di scarsa complessità, questo significa che c'è un risparmio sulle guardie, c'è un risparmio sul personale di fine settimana.